stacco. È molto veloce Navacos all'attacco. Numero 3, Ombra del Vento, squalificato. Numero 7, Nastro Nascente, squalificato. E intanto Luster al comando, è partita benissimo alla seconda fila Olimpia Bale. Ed è Olimpia Bale che va a chiedere strada a Luster SF mentre Navacos ha ripiegato in corda. Al largo avanza Oriano, Lux lo segue, Naif di Poggio, terza per Guido d'Alfa. Olimpia al comando, 13-3 il lancio, purtroppo non ho preso il quarto iniziale, vedremo ora i primi 600 metri che Olimpia Bale passa in 42-6, non si risparmia la femmina. Più indietro Luster SF in seconda posizione. E poi al largo Riano Lux, ancora Navacos con all'esterno Naif di Poggio, poi Mandei B, si va verso l'imbocco della curva conclusiva, prosegue nella sua marcia in avanti Olimpia Bay, vediamo il primo chilometro, 1000 iniziali, io ho meno di 1,13, tanto in quinta pariglia Otero Caff, che si affaccia all'angolo, anticipa Narciso lasciando la scia di Naif di Poggio, prosegue intanto nella sua fuga Olimpia Bale a 400 dalla conclusione, Olimpia in vantaggio, poi Luster, Navacos, lo scatto di Otero Caff, Olimpia al comando, Otero che la guanta all'ingresso della retta di arrivo, Otero Caff che numero passa due, in numero 2, Mandei B, squalificato. Poi Millionaire, numero 9, Millionaire Dani, squalificato. Otero Caff isolato, poi Luster, Narciso, ancora Ohande Greppi, Otero vince facile, poi Narciso, Luster, Ohan e Navacos. Ho meno di 1,56 sul cronometro, media di 1,12 e spiccioli, 12,2, 12,3 potrebbe essere il riferimento. Otero Caff che paga anche parecchio, 4,45, aveva ragione Gennaro, mi ha detto il cavallo sta benissimo, a Torino ha avuto il massimo della sfortuna, poi oggi gli è venuta bene, c'è stato un treno di corsa velocissimo davanti, lui ha piazzato lo speed, lo schema nel quale si esprime al meglio e ha vinto veramente facile, ottimo anche Narciso, secondo sull'Uster SF, 13-12-5, la Tris, il quartet, 13-12-5-10, Oande Greppi al quarto, e 13-12-5-10-6, il quintet. Solo sesta Olimpia Bay che si è scatenata un po' troppo in avanti dopo essere partita al meglio dalla seconda fila. Il Memorial Enzo Lenzi, corsa Tris, quartet, quintet di oggi all'Ippodromo dei Fini di Follonica. La vince quindi Otero Caff con Enrico Bellei che fa poker in serata e Gennaro Casillo che nelle vesti di trainer invece realizza un bel tris. La quota 4,45, il tempo nell'ordine dell'1,12 e spiccioli.